E signori, benvenuti nel torneo di nascondino contro 100 player con ben 1000 euro in palio. Let's go, siete carichi? Let's go, raga ho già vinto. Sì, adesso ho già vinto, non esagerare. Comunque, allora, l'unica piccola regola è rimanere nascosti. Le kill non daranno nessun tipo di punto, quindi ragazzi non pensate di far punti con le kill. Io ad esempio ne ho già praticamente killato uno, ma anzi due ne ho killati, però non riceverò punti perché non ci sono. Ci sarà top 50, 40, 30, 20 e 10. C'è un problema, ragazzi. Ragazzi, no, non dirmelo. No, c'ho fame di kill. Fame di kill, mannaggia te. Ok, vabbè, in ogni caso, te e la tua fame di kill dovranno starsene a quel tal paese. Comunque, 5 punti per ognuna di queste top. Basta, raga, che vinca il migliore. Lendate, cioè, spostatevi di stanza. Fate il vostro game, commentate il vostro nascondino. Tanto vincerò io. A proposito, prima di vedere i loro nascondini e che lo commentano, io vi dico soltanto una piccola cosa. Oggi barerò di brutto e vi mostrerò tra poco un trucco per nascondervi e non essere sgamati letteralmente da nessuno, raga. Il nascondiglio più bello di tutta la mappa. Allora, io non ho ancora idea in realtà di dove andarmi a nascondere, se devo essere sincero, raga. Perché proprio non ho lendato bene. Con calma, raga. Con calma, bisogna veramente stare calmi, ok? Allora, bisogna un attimo comprendere come è meglio nascondersi in questo caso. Ad esempio, raccolgo questa mitraglietta, chiudo questa porta e sfida qua. Finita, ciao. Orca trota. No, stavo scherzando. Ma che sei scemo? No, stavo scherzando. Zio, easy. Ragazzoni, 64 rimanenti. Già, io sono appena atterrato. Se proprio ve la devo dire tutta, io me la sento. Guardate l'alberello come si dà le pacche sulla gamba. Eh sì, devi capire, alberello, che oggi si vince, ragazzi. Oggi si vince, 59 persone rimanenti. Oh, guarda, ancora tutti i medaglioni che devono essere presi. La gente è appena atterrata. Però purtroppo non sono al centro della safe, questo è un problema. Comunque noi aspettiamo solo che le persone muoiano, aspettiamo i cerchi della tempesta e del resto, ragazzi, siamo belli che tranquilli. Premessa, allora, innanzitutto land nel covo delle tartarughe ninja, signori. E attenzione, perché andando da questo boss, signori, il Jones 24, lui è il miglior nasconditore di sempre e ci può dare, signori, un travestimento oggetto casuale gratuito. 50 di oro è letteralmente più o meno gratuito. E raga, è assurdo, cioè letteralmente loro non la sapranno sta cosa. Andranno a nascondersi col personaggino, no? Mettendosi in un angolino, tipo così. E raga, letteralmente io sarò tipo questo oggetto. Cioè capite che ho vinto palese questi 1000 euro. Se no li avrei mai messi in palio, anche perché chi ha 1000 euro da andare a mettere in una sfida, scusate. Raga, mannaggia, non ci credo. No, raga, non avete capito una cosa. Qua ci stanno troppi player. Questo qua è arrivato dal nulla. Raga, io devo nascondermi. Corri, ferro, aiuto. Certo, raga, io al contrario loro potrò anche un cespuglio. Cioè, una palla di cespuglio verde. Forse la cosa più... Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Comunque, sarà sicuramente meglio di loro, ecco. Allora, lascerei qua la chiave in bella vista. Onestamente non mi interessa. Sapete che quasi nel bunker qua mi provo a nascondere. Non è una cavolata, eh. Ok, sì, da dove si entra il bunker però non lo so. Oppure uso il bunker come diversivo, cioè io faccio credere che io sia nel bunker, ma in realtà non sono nel bunker, capito? Comunque sì, è un nascondino un po' particolare, raga, perché non mi sono ancora nascosto. Darò la falsa idea che sono lì dentro, ma in realtà io non sono lì dentro. 30 persone rimanenti, ragazzi, piccolo aggiornamento. Qua la situazione è sempre la stessa, non cambia, ecco. Però sto aspettando solo che la safe si chiuda per vedere la prossima. Io voglio evitare di fare balli che provocano. Raga, ho trovato il mio ballo, ovvero siediti. L'ho vinto, cioè letteralmente ho vinto. Perché devo stare qua ancora a cincischiare? Anche se ve la devo dire tutta, raga, voglio vedere in chat. Uno ha eliminato solo Godferro. Farebbe ridere e soprattutto potrei vincere la partita. Purtroppo io e Refe non siamo nella stessa, ma va bene comunque, tanto morirà anche lui, ragazzi. Powa vincerà sempre, punto, comunque non me ne frega. Poi vabbè, raga, la mia visuale è storta. Cioè, pensate un po' voi, cioè tipo perché? Perché sta a sinistra, ragazzi? C'è tipo il mio giocatore a destra. No, vabbè, ma è fatta malissimo sta cosa. Ma è fatta letteralmente troppo male. Vabbè, ho capito. Sapete cosa dovremmo fare? Dovremmo starcene qua da qualche parte fermi con un cespuglio che non esiste su Fortnite. Cioè letteralmente, penso che altro che barare, stanno barando gli altri che si stanno nascondendo normalmente. Comunque non voglio pensare cosa pensino gli altri quando praticamente vedono una palla verde che si muove e si rotea intorno. E vabbè, ragazzi, nulla, vabbè. Forse non è proprio un modo perfetto di barare. In ogni caso, gli altri modi per barare saranno killare le persone, cosa che gli altri non faranno perché non dà punti. A proposito, abbiamo già preso 3 top, 50, 40 e 30, quindi abbiamo già 15 punti. Sicuramente però penso che gli altri non siano morti. E in ogni caso, raga, basta. Cioè, in realtà vi posso di una cosa, vado a cambiare, ragazzi, il nascondino. Cioè, spero che mi dia un qualcos'altro, un bidone. Questo poi sì, ripetisco, ragazzi, si vedeva storto, che brutto. Allora, ragazzi, c'è gente sul treno e qua sarà scesa gente sicuro, ok? La tecnica del bunker dovrebbe in teoria funzionare, ma non ne sono ovviamente sicuro. Comunque sono già in top 27, raga. Vuol dire che ho fatto 5, 10, 15 punti. Sono vicino ai miei 20 punti, ok? E guardali qua, sì, sono tutti sul treno. Ma non ci interessa, lasciali andare via. Comunque devo ammettere che questo spot, raga,
perfetto, perché se qua dovesse entrare qualcuno lo lasererei, capito? Perché questo entrerebbe comunque molto in tra, capito? Quindi lo disintegrerei. E in caso qualsiasi cosa, vedrei qua, lui sarebbe sotto, io potrei scappare tranquillamente spaccando fuori, capito? Cioè, molto easy, raga, molto facile. Oh, 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 intanto sono anche in top 20, quindi siamo già a 20 punti, raga. Non so se gli altri stanno facendo meglio di me, ma 20 punti non sono per niente male, eh. Siamo anche rimasti solo in 17, però la safe è ancora veramente enorme, quindi sicuramente qua ci sarà un bel po' da aspettare prima di fare qualcosa. Però intanto questo qua di tantracotante sta venendo verso di me. Io spero che non venga qua uno con il medaglione, perché sennò è finita per me, eh. Ragazzi, l'unico mio modo per sopravvivere adesso è lootare qualcosina, non morire. Vedete, io per esempio adesso faccio così e mi trovo subito dei materiali, vero? Ok, ok, c'è una cassa, c'è una cassa. Fermi tutti, raga. Lo so che sto letteralmente non sto facendo la challenge, la nascondino, però devo per forza avere qualcosa, perché in caso mi pushano sono veramente nella cacca. Voglio evitare, ok? Ok, ok, perfetto. Non l'ha lootato qua, vai a capire il perché. Perfetto, shield ce l'ho. Raga, mi sa che è stato un bot a lootare qua. Vabbè, sono meglio, sono meglio. Ok, belli, torno subito a fare la mia nascondino, va. Ragazzi, la mia missione è solo una, di andare sopra quel dannato albero, ok? Rischioso, ma ci si deve provare, guys. Ci si deve provare, ok? Io adesso faccio così. Fantastico. Vado a fare una roba del genere, sperando che non ci sia nessuno. Boom, boom, così. Perché non funziona? Ok, ok, così, così, così me ne vado sopra. Ok, nessuno mi vede? Porco mondo, sono letteralmente la persona più visibile al mondo, raga. No, che brutta storia, mi devo mettere in mezzo, mi devo mettere in mezzo. Ok, così, 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 attenzione. Così ti potrei dire che ci sta, raga. Purtroppo mi sono griffato da solo. No, sta arrivando quello col medaglione. No, 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 questo è un problema, raga. Me ne devo star fermo, può non far nulla, no. Raga, mi sa che già lo vedo, eh. Mannaggia lui, dimmi che la safe è qua, dimmi che la safe è qua. Sono in safe di un nulla. Oh mio Dio. Eccolo là, quello lì col medaglione, raga, sulla mia sinistra. Nord-ovest. Ok, ok, ci siamo, raga, ci siamo. Vivi forse, non troppo vegeti, però ci siamo, ci siamo. Lo sai che quello che ho fatto prima non era per niente legale, non si poteva fare. Però, raga, cioè, devo avere del loot prima, capito? Top 18, raga, top 18. Io direi, proviamo tutti i travestimenti e poi, ok, scatola, barile, ok, raga, li voglio... No, ci sta un tizio. No, no, non l'avevo visto. Non l'avevo visto, siamo morti così, raga, no. Devo buildare a caso tantissimo. Filda ferro e corri. Fermi, raga. No way, l'ho missato. Ho quasi finito i mazzi. Vola ferro. Ok, sapete che è un po' più brutta del previsto sta situazione, eh? Non pensavo andasse così male e che ci fosse un tizio. Aiuto. Lambo, 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 lambo. Cambiamola però, voglio la lambo delle Barbie. No, non mi cambia nella mia lambo. Voglio la mia lambo. Vabbè, in ogni modo ragazzi, vediamo di scappare. Qua distesi ci sono pure altri player. No, raga, ma io volevo solamente essere travestito e barare in questo nascondino. Raga, avete capito cosa dovesse... Cioè, se mai dovessi perdere sta sfida, ho perso 1000 euro. Ok, guardate il lato positivo, signori. Siamo appena tornati full e questa è un'ottima cosa. Quello che io direi ora è andare a prendere più mazzi possibili e chillarsela, raga. Cioè, cosa ci dobbiamo fare? Chilliamocela. Anzi, scherzone, chillarsela un paio di scatole, raga. Io voglio di nuovo andare a prendermi quel nascondiglio, perché letteralmente era mio, era di mio dovere, raga. Ok, ragazzi, stanno avvicinando a me quelli con il medaglione, ma spero mi passino, cioè non in senso lontani, ok? Cioè io spero che vadano via fuori dalle scatole, ma li vedo veramente, veramente vicini. E perché sta venendo verso di qua? Si opera? Ok, no? Sì, sì, ok, ok. Non mi oh, sono anche in safe, non mi vuole. Raga, questo spot sembrava una cavolata, sì, ma in realtà è ottimo. Raga, 12 persone rimaste. Sempre meno alla mia top 10. E a quel punto lì sarebbero 25 punti per me. Raga, io non so. Non so gli altri come sono messi, ma io penso davvero di vincere questa partita a questo punto. Perché, cioè, sono in safe ancora. Qua ci stanno tutti i medaglioni. E anche qua altri medaglioni. Quindi, in realtà, molto meglio di così non si può, visto che nessuno c'è i medaglioni, in teoria. Cioè, 11 persone rimaste, dai. Fammi anche il gol ultimo, che sono in top 10. E attenzione, perché bisogna andare. Posso rimanere qua, let's go. 15 persone, la safe è qua. C'è uno con 3 medaglioni, uno con 2, raga. Ok, oppure è questo qua che con 4 medaglioni, questo qua con 1, non lo so, raga. Comunque, se ve la devo dire tutta, non sta andando per niente male sta partita, eh. Eccolo qua, ragazzi, 5 secondi. Ok, le mie previsioni, raga, devo muovermi in qualche modo, sono abbastanza lontano. Allora, quanto sarebbe? Dovrei andare sopra questo qua, raga, se fosse possibile. Ok, ho capito, ho capito. Non è neanche tanto lontano, ragazzi, ve la devo dire tutta. Ci proviamo? Ci proviamo? Ok, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Ragazzi, l'alberello se ne va, se ne scappano, sparatemi, che sennò, mamma mia, vengo a casa vostra e vedete voi, eh. Ragazzi, faccio prima a far così, scusatemi, no? C'è spuglietto invece di costruire, di fare la gradassa, faccio così, no? Che faccio prima, raga? C'è spuglietto. Oh, e ci siamo, baby, ci siamo. Allora, 13 rimasti, uno è sicuramente ferro. Che brutta storia, eh. In ogni caso, saremo sicuramente in partita con Poa, 90.
99%. Io non ho ancora visto che lui è morto. Questa cosa è un male, perché significa che anche lui si sta prendendo tutte le top che ci stiamo prendendo noi. Sta facendo un sacco di punti. E chissà pure Refe come sarà messo. Ma in ogni modo l'obiettivo è quello che lui vada male. Ancora sta palla. Io non voglio questa palla. Io voglio altro. Dammi. Ok, il barile mi piace molto. Raga, no way. Sta passando il treno. Fermi. Fermiamoci qua. Vediamo che fanno. Vediamo se c'è qualcuno, se si accorge di me. Vediamo se ci sta qualcuno sopra. No, raga, nessun player sopra, ok. Mio Dio, forse è meglio così, raga. L'hanno già preso la cesta. Ok, raga. Ma quella cesta è ancora per caso. Ok, no, l'hanno già aperta. Mannaggia voi. E la domanda è: questo nascondino dura per sempre oppure no? Vabbè, in ogni caso, ancora non ve l'ho detto. Codice ferro, like e iscrizione per il massimo supporto sotto questo video. Mi raccomando, fatelo. Grazie di cuore, raga. Un bacio a tutti quelli che lo faranno. E soprattutto, raga, perché sto barando in una maniera assurda nel nascondino. Contro 100 giocatori, ricordiamo, perché l'intera mappa è contro di noi. E in questo momento siamo un barile in mezzo al vuoto. Al nulla. Cioè, ragazzi, è un po' antisgamo, ma proprio leggermente. In ogni caso, allora, qua, ragazzi, sicuramente è decisamente meglio. Non dura per sempre. Questo è un grande problema, ragazzi. Molto più grande del previsto, onestamente. Raga, ma vi posso dire una cosa? Siamo una skin completamente grigia. Perché non metterci sotto il ferro, raga? Che è pure la mia rappresentazione, tipo, di Fortnite nella vita reale. Cioè, io sono la rappresentazione di Fortnite, ma nella vita reale. Vabbè, avete capito. Cioè, raga, io me ne sto qua sotto, è il nascondiglio migliore. Chi è che mai potrebbe pensare che ci sia un player qua sotto? Dai, ditemelo. Ok, top 9. Ora, onestamente, non so quanto valga in top 9, però diciamo che ce ne sta qua uno con, tipo, tutti i medaglioni. Possiamo dirlo che ha, tipo, tutti i medaglioni, sto infame qua. Sì, ce li ha tutti lui, ce li ha, ce li ha tutti lui. GG. Oddio, raga. Ragazzi, uno dei bot è morto, siamo in top 10. Oh my god, top 10. Sapete che, a parte scherzi, la potrei veramente vincere questa qua. Allora, ci sono quelli che sì, hanno 2000 medaglioni, sono forti e quant'altro. Però io vi ricordo, raga, che sono il più forte tra tutti quanti in questa lobby. Anche più di ferro, se ve lo stesse chiedendo, esattamente. Meno male che dalla mia parte non c'è nessuno. Posso farmare quanto voglio, raga. Proprio da questo lato sono top tranquillità, proprio top tranquillità. Raga, ci sta letteralmente uno con la taglia qua. Cioè con la taglia, oddio, ancora con sta taglia. Con la gemma, raga, il medaglione. Raga, comunque, let's go, siamo letteralmente al centro della safe. Oddio, non è che siamo proprio al centro della safe, 11 player rimasti, raga. Una persona che muore e prendiamo l'ultima del top dopo la vittoria. Anche gli altri l'avranno presa? Non lo so, in ogni caso io sono messo bene, sono confident, sono sicuro che vincerò io questa partita. E Power non è ancora morto, ok? Ha preso anche lui la top. 7 persone, raga, vediamo un po' dove si chiude la prossima safe. Se siamo di nuovo in safe sarebbe assurdo, ma non penso, onestamente, E questo, ripeto, questo qua sarà impossibile da battere, raga. Purtroppo non ce la faremo. Attenzione, attenzione, l'arrosticino è fregato. Ed eccolo là il posto, il place. Vamos. Nel mentre caso, raga, mi faccio un po' di materiali, che così sono pronto per fightare in caso. No, mia, raga, è lontana safe, però posso dirlo che è molto lontana. Che cacchio. Ferro, dimmi tutto, brother. Sei ancora in partita, vero? Io sì, te invece? Io sì, siamo in 8. Siamo in 8, da che parte sei della mappa? Allora, io sono sotto la L di colonne. Non ci si può sparare? Dici, come non ci si può sparare? Io l'ho scoperto adesso. Ma tu hai ucciso delle persone per caso? No, 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 ho preso delle armi però e delle cure. Brutto infame, vabbè, va bene, dai, puoi tenerle. Però non sparare, mi raccomando, okay. Sarebbe barare quello, Ma solo per la fine. No, sono sotto tiro, è finita. No, sono sotto tiro. Hanno preso la taglia. No, raga. E dove stai? No way, io sto allora al pelo della safe, no. Allora, c'è da dire una cosa, che Ferro è alla fine, se non mi prende la taglia o se muore quello che appunto mi ha preso la taglia, io sono salvo. Ma se non dovesse essere così, poi il cerchio, diciamo che si ristringe e viene verso di me. Ecco il mio. In ogni caso, che skin hai te? È quello dell'alberello. Ok, io ho quella tipo del silver skater lì, hai capito? Silver surfer. Sì, ho capito. Ma tu non sei safe, ti conviene andare safe? Che è successo? Cosa? Non hai capito cosa sei? No, zio. Cosa? C'è un hacker per forza. Come c'è un hacker? Uno a caso stava slittando, mi ha sparato un colpo stravicino a me. Dove sono nascosto io? What? Ma a caso? Non mi... No, com'è possibile? Vabbè, sarà forte, toh. No, non mi può aver visto, sono nascosto. Ok, infatti adesso se ne sta andando via. Ok, non faccio domande, che molto, molto meglio. Lo cerchino in testa. Ok, anzi. Ok, sono in safe, ragazzi, sono dentro il cespuglio. Mamma mia. Dai, Ferro, vado da Refe a vedere, a sentire anche lui come sta messo a questo punto. Buona fortuna. Sì, vai, ciao. Ragazzi, è un grande problema. Non conveniva forse fare la mossa che abbiamo fatto, perché adesso questo qua ci mirerà col cecco e sarà un grande problema, perché è molto forte, aiuto. E tutto questo ho detto praticamente a poco che stavo sparando, raga, quando gli avevo appena detto che lui non poteva sparare. Sta cosa è brutta, In ogni caso, è un nascondino questo. Secondo me sì, raga, sono letteralmente nascostissimo. Peccato che non sarò in safe per tipo un centimetro quadrato. Ti prego, dimmi che sono in safe. Let's go, raga. Guardate per quanto poco sono in safe. Oh mio Dio, questo sì che è un nascondiglio. Ok, prossima safe, ragazzi, 3. Sono in safe. Sì, sono in safe.
Sono dentro al cespuglione, ragazzi. Ho pure un bel po' di materiali, no? No, 600 circa, con un totale di, no, poco meno di 600. Raga, non è per niente male, perché sono proprio in safe. Che culazzo pazzo. Raga, guardate queste cose che se ne stanno dando. Mannaggia loro. Intanto, io sono ancora qua dentro. Nessuno mi rompe le scatole, no? Ed è solo un bene. Ma del resto, raga, ma gli altri che fine hanno fatto? Ma si vogliono pushare o no? Ah, ok, raga, con lì già tipo tutti i cosi. Quindi io mo, no, esattamente come dovrei fare a vincere? Cioè, esattamente, no? Non posso sparare. Quello lì c'ha tutti i cosi suoi. Ma si può vincere. È impossibile vincere. No, ok. Ok, stanno sparando. Fino a che gli sparano, raga, va bene. Dovrebbe morire lui, in realtà. Ah, mi hanno anche visto. Ok, raga, dobbiamo andare in safe. Impulsiamo! Let's go, ok? Dormi. No way, ci stava un T-Rex. Ci stava un cavolo di T-Rex. Wow, wow, wow. Ok, avevo aperto a caso gli amici. Signori, sopra l'alberello. Dovremmo riuscire a salire qua sopra, raga. Sarebbe assurdo. Nel frattempo immagino un po' che sarà in uno degli alberi qua vicini, raga. Il 99%. Oh, oddio, no, uno sopra. No, spero non sia ferro. Mio Dio, raga. Che brutta situazione. Voglio solo girarmi e non vederlo. Che okay, meno male, non c'è, non c'è. Sperando, raga, che non mi veda. Questo cespuglio mi deve letteralmente tenere. Oh no, fermo, po'. Ok, sono in safe. Mi spiegate io come dovrei fare a vincere? Porca trota. Qua devo mettere in pratica tutte le mie abilità da strozzino, nel senso, cioè da non so neanche io come si dice, ok? Raga, sì, ok, questa raga è la zona dove praticamente il Silver Surfer che ho io è si nasconde meglio, letteralmente, raga, non sto scherzando. Quindi troviamo un bel nascondiglio in queste zone, in un punto in cui la gente non ci può ittare da un lato, tipo qua dietro, che, ok, o forse lì dietro meglio ancora, o forse non lo so, non è troppo una bella zona. Oh, è morto uno, raga, Chicken Farmer è morto e l'ha ucciso Ryo. Quel Ryo di là, raga, sta facendo un sacco di kill. C'è uno che ha 5 medaglioni, raga, 5. Quello lì alla 5. Oh mio Dio. Ok, allora la safe è di qua. Io dovrei fare tipo tutto il giro e andare di qua. Ci si prova, ragazzi. Ci si prova. Ok, solo dentro qua. Ce ne sarà uno presente dentro qui. Io intanto me la farmo, raga, perché mamma mia, che partita strana. Raga, grave. Ci sta uno con letteralmente tutte le taglie. Cioè, scusatemi, allora, tutte senti, le sfere. Senti un po', possibili. Senti un po', ok. Io sì, sono ref? In top 3. Ok, noi top 5. Sei io che puoi. Sì, io non posso non sparare. Cioè, io non posso non sparare. Ok, dai. Puoi attivare gli spari. Però sappilo, da quando inizi tu hai concluso il nascondino. Cioè tu sei tipo top 3, capito? Non sei primo. Se dopo vinci ti prendi i punti, però comunque hai concluso il tuo top in 3 persone. Quindi se arrivi a 2 meglio ancora. No, capito, però cioè, capisci che non è molto facile arrivare a 2 se non posso sparare, no? Lo sai, vero? Chiaro, dovresti far killare gli altri. E poi, vabbè, vedi te, Ref, io ti ho avvisato, te vabbè, lo dico. Vabbè, io dopo inizierò a sparare. Ti avviso anch'io, Bravo, vai tranquillo. Via di qua, raga, sto facendo tutto il giro. È utile questa cosa? Sì, però devi avere senso comunque. Ancora di più paura, perché poi se no la safety schiaccia non è un bene. Ok, ma io, raga, ero ancora in safe, tra l'altro. What the fuck? Vabbè, me ne sono andato, raga, dal posto dove stavo bene prima. Vabbè, 4. Siamo in 4, 2. Il secondo è ferro. Raga, si è messa un po' male la situazione. Come faccio dopo darmi l'euro se non dovessi vincere io la partita? E raga, scappiamo. Troviamo un nascondiglio migliore, raga. L'unica cosa che possiamo fare in auto. Ok, raga, nascondiglio in auto è perfetto. Guardate un po' qua, raga. Let's go. Ci mettiamo come passeggero dietro. Ok, a sinistra, raga. Siamo messi troppo bene. Anzi, addirittura a destra forse meglio ancora. Fermi un attimo qua. Qua, raga, è perfetto. Oh mio Dio, che nascondiglio abbiamo trovato, riga. Così all'ultimo poi, Allora, lui sta lì in mezzo. Vabbè, la cosa positiva è che sappiamo esattamente dove sta lui. Adesso mi devo muovere ovviamente a bordo safe. Che brutta storia, raga, che brutta storia. Ditemi che nessuno mi vede. Potrei stare sopra l'albero, raga. Però no, l'albero non è in safe. Qua c'è un sacco di loot. Sì, grattando ad urto. Grattando ad urto. 2, 4 pesci scudi, raga. Bene, bene, allora, se ve la devo dire tutta, molto bene. Sono stracontento che ho trovato il grattando ad urto. Qua c'è palesemente uno dentro alla macchina, ditemelo, cioè. Ditemelo che c'è uno dentro la macchina. E soprattutto nessuno qua dentro, vero? Ok, nessuno qua dentro. Raga, c'è spoglia finale. Siamo in 4. Oh mio Dio. Oh my God. Devo cercare tipo di ucciderlo con la granata d'urto, perché è l'unico modo che ho per vincere. Intanto sono sopravvissuto alla taglia. Non so com'è possibile sta cosa qua. Cioè, bella, bella cosa. Intanto c'è la safe. C'è la safe. Ok, è un'arma a doppio taglio questa, però, perché tutti verranno verso di me. Raga, ma vi rendete conto che ci sta ancora Powa tra questi 4 giocatori? E se uno è quello con... Ok, è morto Powa. No, raga, siamo io, Powa, il giocatore fortissimo anonimo che c'ha tutte le cose. No, raga, non avete capito nulla. Raga, assurdo. Siamo io, Pou e quel giocatore. Anonimo eliminato, raga. Siamo io, Ryo e Ferro, mi stai dicendo? Non ci credo. Posso veramente impazzire, credo. È lui con la lamba, quello con la lamba. Niente! Niente! Ok, raga, devo arrivare su quell'isoletta. Mi sa che è lui, raga. Mi sa che è lui. Su quell'isoletta e poi posizionarmi. Non lo so, è uno di quelli, raga. Sta di fatto che roba inutile, raga, che ha fatto. Mio Dio, perché cosa devi sta... fare una roba del genere? Per quale utilità devi fare una roba del genere? Silver, raga, Surfer! È Pou! Silver, okay. Surfer. Oddio, raga. È Silver, è Pou, Surfer, raga. Noi,
raga, dobbiamo, non è teaming. Semplicemente, raga, non possiamo toglierci da nascondino. Lui è ferro. Okay. Intanto, guardatelo, dov'è quello lì con i medaglioni, raga. Okay, raga, l'unico alla quale posso sparare davvero non è Poe, ma è quel tizio là. Storia, che brutta storia. Guarda quell'infame che mi fa un voto di 4. Guarda che se ti espuri ancora ti cecchino. E non stiamo facendo teaming. Mi sta arrivando addosso. Raga. Sta arrivando addosso. No. No, raga. Ah! Ok. Si sparano, raga. Oh mio Dio. Mi nascondino, funziona meglio. No way. Signori, si sta spammando. Non voglio morire. Io sono pure ancora in safe. Non ti voglio. Safe sta là dietro. Raga, c'è un gran problema. Io come mi salvo adesso che non ho materiali? Questo qua mi vede letteralmente. Tanto, non so perché ho tipo zero di ping. Ti assicuro che se ti esponi provi a sparare, metti cecchino in testa, quindi vedi un po' te. No, dai! Smettila! E vabbè, niente, Niente, raga, è impossibile. Raga, era impossibile questa cosa, tutto quanto. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Questo balla. Ma io mi chiedo che balla. Boh. Ho perso. Oh mio Dio. Lo sto sentendo, Poe. Io non ti aiuto, mi dispiace, non è teaming. C'è è semplicemente lo sondino. C'è la box. Oh mio Dio. Io, ragazzi, vi saluto perché ho perso. Ciao. Ciao. Zio, non hai capito cosa sta succedendo a noi. Siamo io, Poe, un altro tizio che ci sta pushando entrambi. Però sta pushando solo Poe ora perché non mi ha visto. Perché? Perché? Vai a capire il perché. Reve, quanto hai fatto te? Top 2, bro. Bravissimo, ok. Oddio, noi siamo in top 3 per ora, Oddio, ho sbattato fuori safe. No, scherzo, ancora qua. Mannaggia te. Mi vuoi sparare? Io devo sparare. Scusami, non stiamo facendo team. Semplicemente siamo nascosti noi. Ma non posso sparare. Non puoi sparare. Cioè, io non posso sparare, ma tu puoi sparare. Fammi capire. No, ferro. Forse Questa cosa non si spiega troppo. Vabbè, allora ti sparo. Allora sparo chiunque voglio io. Che roba è questa? Ok, sì, puoi farlo. Puoi per caso farlo. Sì, puoi farlo, ok. Okay. Oh mio Dio! Oddio, ferro! No, signori, ferro, ma l'hai ucciso! Sì, ma l'ho sempre in testa! L'ho ucciso pure io! No, non esiste. Ok, no! Non hai capito una cosa. No! L'ho distrutto! C'ho tutti i medaglioni! No! Way! Ti ammazzo! No! Ti ammazzo! Non me ne frega! Tu i medaglioni del cavolo! Oh mio Dio! Ragazzi, potrei aver barato, però. Vabbè, che hai barato? Sì, ho barato letteralmente di brutto. Siamo stati nascosti fino alla fine. Oppure vi trovo partita barando. Abbiamo preso tutti i medaglioni. Codice ferro, like, iscrizione. Ci vediamo in un prossimo video, bella raga.